Ed eccoci qua, buonasera. Un'altra puntata di In Cammino, oggi dedicata a scoprire come sta andando il cammino sinodale di una singola diocesi italiana. Oggi siamo nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Ne parliamo dopo la sigla. Contenti di visitare questa bella diocesi ricca di storia, anche meraviglie naturali, tre centri incredibili, che veramente raccontano tanto della storia di tutta Italia. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti di studio, Don Salvatore Scardicchio e Suor Annalisa Biri, ben trovati. Grazie, Grazie, un saluto a tutti voi. Grazie Buonasera. per essere con noi, entrambi i referenti diocesani del Cammino Sinodale. Sì. Ma apriamo subito la finestra anche con Arezzo, perché con noi anche il vescovo della diocesi diamo. E, insomma buonasera Monsignor Andrea Migliavacca, grazie per essere con noi Grazie mille, intanto la ringraziamo perché sappiamo che ha poco tempo grazie per averci regalato questi dieci minuti, questa prima parte di trasmissione le chiediamo subito, lei è Vescovo di Arezzo da poco più di un anno che diocesi ha trovato, l'ha trovata in mezzo a questo cammino sinodale anche se la diocesi di Arezzo era esperta di sinodi, no? ne aveva già concluso uno se non sbaglio Esatto, io sono arrivato dalla diocesi di San Miniato dove ero vescovo, eh, facendo l'ingresso nella nuova diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro il 27 novembre eh, di un anno e poco più fa. E eh, ho trovato una diocesi con eh, una varietà di ricchezze. Anzitutto un cammino in atto, come lei ricordava c'è un'esperienza di sinodo diocesano. Che la nostra diocesi ha vissuto, che si è conclusa eh, proprio appena prima degli anni della pandemia. Ed è stato un sinodo diocesano che ha eh, offerto e ha promosso una partecipazione di tanta gente, laici, religiose, religiosi, preti, eh, soprattutto nei circoli minori, per approfondire insieme eh, i temi del sinodo. Quindi già con quello stile di sinodalità a cui Papa Francesco ci ha invitato. E poi è partito il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia e quindi anche la nostra diocesi e quest'anno, proprio lo scorso eh, 7 gennaio, con una convocazione di tutta la diocesi, abbiamo celebrato una tappa che voleva eh, offrire in modo comunitario eh, l'avvio la, o meglio la prosecuzione di questo terzo anno del cammino sinodale. Eh, che diocesi ha trovato? Nel senso che è arrivato, che stava dentro già un cammino sinodale, ne aveva appena finito uno diocesano come ci ha raccontato e non c'era forse anche un po' da parte eh, del, della comunità, Dice, abbiamo appena finito uno e dobbiamo iniziare un altro, quindi dobbiamo ricominciare da capo. La comunità ha capito che magari era anche qualcosa di diverso, di più universale se vogliamo. Ma io in realtà ho trovato, proprio in forza dell'esperienza che era stata fatta con il Sinodo diocesano, ho trovato una comunità che aveva il desiderio. Di continuare quell'esperienza, cioè di tenere vivo lo stile che si era sperimentato nel Sinodo Diocesano, quindi uno stile di incontro e di ascolto reciproco, una vera occasione di partecipazione. Quindi mh, non ho trovato fatica a raccogliere di nuovo la comunità cristiana, invitare al cammino, alla partecipazione, alla sinodalità e a riflettere insieme. Eh, abbiamo vissuto una occasione di convegno diocesano. Eh, il 6 ottobre dell'anno scorso, che ha segnato un po' anche il partire di cammini nuovi nella diocesi, ma già quello segnalava il desiderio di partecipare con tanta gente presente e la voglia di portare la propria voce. Quindi ecco, io ho trovato una ricchezza di esperienza vissuta e in forza di quello il desiderio di continuare a vivere una vera partecipazione, una vera presenza. Suona Annalisa, allora, eh, questo stile sinodale, voi quindi mi sembra aver capito che eravate già abbastanza eh, pronti e preparati all'ascolto ai tavoli, eh, sì. dove si metteva in mezzo anche quello che non andava. No? Che impressione hai avuto, eh, avendo seguito dall'inizio questa fase di ascolto che ci ha portato a questa fase sapienziale, quali sono stati i temi che sono emersi, anche se vogliamo le criticità? Allora, innanzitutto la, la gioia dello stare insieme, questo, come diceva anche il vescovo, di condividere le esperienze, di non partire tanto da io penso, credo, si dovrebbe fare, anche se c'è stato questo qui. Quindi già questo, la voglia di camminare insieme, questo c'è stato. La criticità è sulla fatica del camminare insieme. Il camminare insieme presuppone una comunione tra, per esempio, pastori, ma tra le stesse comunità. Noi siamo una grande diocesi, frutto di una riunione di tre diocesi. In Toscana dove il campanellismo è una delle gioie, ma anche delle difficoltà. E quindi c'è anche questo desiderio del camminare insieme per superare questi particolarismi in un momento in cui si sente anche la fatica del credere, del vivere insieme la propria fede. Un mondo attuale non, non, non ci aiuta la situazione attuale. Quindi, questo è il desi la criticità ma anche il desiderio. Don Salvatore Scardicchio, la frammentazione se vogliamo territoriale eh, come l'avete superata, come avete raggiunto eh, le comunità sparse in giro per il territorio diocesano? Eh, I referenti sono stati importanti, credo, perché ascoltare veramente tre luoghi, anche distanti tra loro, non è semplice. Non solo tre luoghi, ma anche all'interno eh, dei singoli luoghi, anche le vallate e quindi poi eh, le varie frazioni delle vallate. Eh, abbiamo cercato di raggiungere in maniera capillare un po' tutti gli ambienti della, della realtà ecclesiale attraverso una rete di referenti. Quindi eh, quella che è l'organizzazione territoriale della nostra diocesi è stata poi presidiata e accompagnata, anche ehm, tenuta in, a, ehm, in movimento attraverso una rete di referenti che poi ogni comunità, ehm, non solo parrocchiale ma anche a livello di eh, vicariati, cioè più parrocchie, Ehm, hanno nominato e che quindi hanno fatto da tramite certo. con eh, l'equipe sinodale e quindi poi tutto il respiro nazionale che noi come referenti portavamo in diocesi per far rimbalzare poi quelle che sono le, tenami, le, tena, le tematiche a livello nazionale. Declinate poi nel nostro territorio. Monsignor Migliavacchi, abbiamo visto anche dalle immagini che scorrevano adesso sullo schermo. Che grande attenzione è stata data all'ascolto eh, dei giovani anche con dei tavoli sinodali eh, dedicati. Poi vedremo anche un servizio su questo. Eh, I giovani e la Chiesa, eh, le risposte, le domande si è instaurato un dialogo a partire da quelle, forse criticità di cui si parlava. Posso dire che i giovani mi hanno accompagnato a entrare nella vita della diocesi, mi hanno fisicamente accompagnato a entrare perché, eh, il, quel 27 novembre, il mio ingresso in città da una parrocchia eh, più periferica alla cattedrale è stato accompagnato fisicamente dai giovani e con un incontro con loro nella chiesa di San Francesco. E quella immagine del camminare con i giovani avevo desiderio che diventasse immagine della nostra Chiesa, non solo nell'ottica del camminare con i giovani, ma del lasciare che a volte stiano avanti a noi, cioè che segnino loro il passo, la direzione, eh, l'orizzonte da prendere. Perché io sono convinto che i giovani, in tante cose, eh, sono più avanti di noi più maturi, più adulti, nel saper andare oltre certi orizzonti, nel cogliere ciò che sarà e dove dobbiamo andare. Allora non si tratta solo di camminare con i giovani, ma di metterci anche in ascolto dei giovani. Eh, in questa luce, eh, l'anno scorso, nel secondo anno del Cammino Sinodale, abbiamo vissuto un pomeriggio, una serata di incontro con loro e di tavoli di condivisione dove loro hanno portato il loro contributo, la loro idea, eh, la loro partecipazione. Ed è stato anche quello un evento bello di eh, incontro e di cammino condiviso. E sta per mh, nascere, per diventare effettivo all'interno della diocesi anche un nuovo organismo che abbiamo chiamato Consiglio dei Giovani, che vuole essere proprio un gruppo di giovani eh, di età realmente giovane e non solo di spirito, eh, che possano... Per me anzitutto vescovo e per il cammino della diocesi essere luogo di ascolto, di condivisione e appunto di sinodalità. Ecco, sono... Le rubo e... solo 30 secondi prima di, di salutarla. Quanto è stato importante eh, la, il suo passato di sacerdote in diocesi, eh, a Pavia, il suo rapporto con i giovani, gli scout, la pastorale giovanile? Quanto di quell'esperienza c'è adesso nel suo essere pastore ad Arezzo? Ho avuto la fortuna da prete eh, di vivere molte occasioni del mio ministero con i giovani, dalla pastorale giovanile diocesana, l'azione cattolica, giovani e, e poi tanto cammino con eh, gli scout, ero nel gruppo del Pavia 1 e poi ancora eh, anche come rettore in seminario, quindi stando con i giovani. Allora posso dire che il mio essere prete è stato nutrito dai giovani con cui ho collaborato, che hanno camminato con me e che mi hanno aiutato a eh, coltivare, a condividere con loro uno sguardo che nascesse anche dalla loro sensibilità. Quindi, siccome ho ricevuto, ecco, posso dire così, dal mio ministero di prete, con i giovani ho ricevuto tanto da loro. Allora c'è gratitudine, ma c'è anche la convinzione che si può scommettere su di loro. Una bella immagine questa anche di chiesa de, di domani, no? una chiesa eh, inquieta in, in come i giovani che si fa domande che magari si mette anche a disposizione guidata da, dai pastori e dai sacerdoti e, e dalle suore che sono qui, anche qui con noi. La salutiamo, la ringraziamo per essere stata, stata con noi in questi minuti, è importante anche questa presenza, buon lavoro e grazie a Monsignor Andrea eh, Migliavacca e eh, buon cammino. Grazie, buon cammino sinodale a tutti. Grazie mille. Solo qualche istante di pubblicità, poi torniamo e poi andiamo proprio con le immagini ad Arezzo a conoscere e ad ascoltare i giovani che stanno partecipando al cammino sinodale. A tra poco. Oggi tornati in studio stiamo raccontando il cammino sinodale della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Lo stiamo facendo con Don Salvatore Scardicchio e Suor Annalisa Bini, referenti diocesani del cammino sinodale. Suor Annalisa, allora, questa fase di ascolto ha messo diciamo, a fuoco alcuni temi, quello dei giovani che poi vedremo, ma anche la corresponsabilità, il rapporto con i presbiteri, eh, la comunicazione, quale di questi temi l'ha stupita che pensava magari non, non sarebbe emerso? È proprio forse questo rapporto con i, con i presbiteri no? che è stato visto anche con una certa eh, lucidità e eh, la corresponsabilità perché è una parola che dai tempi del Concilio Vaticano II la sentiamo. Eh, ripetere così, ma non vivere, mm. perché piuttosto è una forma di collaborazione anche nel modo stesso con cui si vivono gli organismi cosiddetti di partecipazione, partecipazione no? certo. che sono solo strumenti organizzativi, a volte dicono no? dove tutto è stato deciso e noi ratifichiamo. Quindi questo cammino sinodale è servito a prendere consapevolezza di questo ma anche il desiderio di cambiare, non tanto per smanie di potere o protagonismo così, ma perché la Chiesa diventi casa. Ecco, questo ascolto ha portato proprio questo desiderio forte che sia un luogo accogliente, che sia casa e per essere casa significa che tutti hanno un ruolo, anche se... Come la famiglia dici, è la stessa. Ecco, certo, anche certo. se con ministeri diversi, con responsabilità diverse. E questo è un punto su cui veramente si dovrebbe mh, lavorare anche nel futuro. Forse è una delle delle cose da fare in questa fase appunto di discernimento e poi di prendere delle certo. decisioni, no? veramente che la corresponsabilità non sia una parola, ma sia una, una realtà di condivisioni di doni, di carismi e questa corresponsabilità comporta anche linguaggi diversi. Mi ha colpito molto, no? nella nostra pastorale insistiamo molto sulla liturgia, sacramenti, così, ma è quella che parla meno di tutti. Sì. Cioè la gente non capisce più... Una distanza, no? ecco, Una, distanza, una distanza, anche distanza anche fisica. Don Salvatore, sei anche parroco di un'unità pastorale che mi sono segnato la Terina Ponticino Casadoma Pieve a Maiano, quindi un grande lavoro, immagino, tanto eh, sforzo, quindi però hai il, pol il polso della situazione. Eh, eh, e riscontri anche tu queste difficoltà emerse dall'ascolto? In tutta la sua crudezza, in tutta la sua pienezza, perché sì, essere parroco eh, di... Quattro parrocchie significa eh, doversi spezzare, eh, e questo è bello, certo. ma eh, poi nella realtà significa dover dedicare del tempo ad una e toglierne un po' ad altre e poi recuperare. E questo in ambito del, sia anche del Sinodo decesano, ma anche, anche del Cammino sinodale, è emerso a livello locale per tutta la diocesi attraverso il tema del rapporto tra il presbitero, tra il parroco, il pastore e la sua comunità o le sue comunità certo. e ripensarci in una pastorale viva, attiva, vera. Ah, passando attraverso l'annuncio del Vangelo, perché quello è il punto di partenza, il punto di ritorno, si sì, ha filtrato attraverso la celebrazione della domenica, il primato della parola, sono la carità, la prossimità verso i lontani, sono tutti certo. temi che sono eh, stati Inverso. richiamati a raccolta, non può prescindere dalla realtà che è quella dell'unità pastorale, non è più possibile avere un sacerdote dedicato solo a una parrocchia. Certo. Però già questa è una strada, è una strada chiara su cui lavorare, quindi un'indicazione il Sinodo la sta dando, magari prima non c'era nemmeno no? come indicazione, quindi è già credo un risultato positivo, come è positivo è l'apporto dei tanti giovani che hanno partecipato a questi anche tavoli sinodali, così sono stati chiamati, ad Arezzo e in tutta la diocesi, vediamo cosa hanno detto. Nella nostra diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro abbiamo avuto la fortuna di non perderci nessuna delle tappe del cammino sinodale. Appena dopo aver finito il nostro sinodo diocesano ci siamo messi ad ascoltarci con i giovani, con tutti, con i ragazzi in questo cammino sinodale. Abbiamo dato inizio a questo percorso col vescovo Fontana e l'abbiamo continuato col vescovo Andrea. Molte volte si dice che cosa la Chiesa ti può dare, che ma la domanda è cosa io voglio dare alla Chiesa. Se noi stiamo facendo questo cammino è perché noi vogliamo dare. A fin dei conti la Chiesa basta essere battezzati per essere Chiesa. E quindi, secondo me, questo è il punto focale anche per sentirci tutti responsabili. Cosa io voglio dare alla Chiesa? Eh, la Chiesa del futuro dipende anche dal mio intervento, dalla mia azione, dalla mia volontà. Non si può sempre aspettare che sia l'istituzione o la struttura a darti quello che vuoi. Sei tu che la costruisci la Chiesa. Mi ricordo l'anno scorso è stata una bella, una bella accoglienza, una bella giornata. Eravamo su un tavolo con tanti ragazzi, con... ognuno diceva proprio la sua parola di che cos'è la Chiesa e le due parole che mi sono rimaste più impresse per me è stata accoglienza e, e la preghiera. Spesso viene rimproverato alla Chiesa di arrivare in ritardo, di essere sempre in ritardo sui grandi temi. E il cammino sinodale mi ha dato invece quest'altra ottica, che sì, è vero, la Chiesa ci vuole più tempo, però quando si ha a che fare con gli uomini, gli uomini hanno bisogno di tempo. E quello che sono riuscito a capire è proprio questo, cioè che quando la Chiesa, quando la comunità arriva a una fine, arriva a una conclusione, il tema l'ha approfondito davvero. In questa fase sapienziale abbiamo continuato a dare ascolto alle diverse comunità, ai ragazzi, ma soprattutto avendo ricevuto il bellissimo dono di tanti giovani che sono venuti alla GMG è stata veramente quella base che ci ha servito per continuare a lavorare. Ci apprestiamo per vivere anche la fase profetica con tanta novità e aperti a quello che lo Spirito ci potrà donare. suor Annalisa, bella la domanda, cosa possiamo dare noi alla chiesa, non solo giovani che eh, fanno eh, attività che magari arrivano dall'alto proposte, no, invece prima persona e qui il tema della corresponsabilità entra dritto, no? Sì, credo che anche mh, tutta questa partecipazione perché diciamolo Chiaramente la maggior parte dei, di chi ha partecipato a questi gruppi sinodali sono stati laici. Certo. E proprio perché desiderosi di dare il loro contributo per costruire questa Chiesa. Alcuni, mh, dal punto di vista dell'età, hanno vissuto il dopo concilio, magari sono un po' anzianotti, diciamo così, no? <ride> E quindi per loro è stato anche un riscoprire quell'entusiasmo della loro gioventù, ma questo è la volontà di essere protagonisti e qui la Chiesa deve creare degli spazi, per esempio, un gruppo si diceva in cui possiamo passare dall'io al noi. E, e questi spazi sono quelli classici degli organismi di partecipazione, ma credo che qui lo spirito ci chieda di essere creativi, di inventare cose nuove e forse i giovani possono dare un contributo grande a questo perché già vivono in un mondo che non è il nostro piccolo mondo attraverso i social, così ci aiuteranno a trovare spazi, spazi nuovi. Ma la cosa importante, è quello che hanno detto i giovani, è anche l'importanza della preghiera e dell'ascolto della parola, perché non c'è solo l'ascolto reciproco, quindi un desiderio, e non è il caso che viene anche dai giovani, ma non solo da loro, veramente di radicarsi in una vita spirituale un po' più seria, diciamo così, e veramente più radicale. Ancora un minuto insieme, Don Salvatore. Tra il primo e secondo anno del cammino sinodale c'è stato anche eh, un dialogo aperto con le associazioni del territorio, con anche i mondi extra ecclesiali. Cosa è emerso? È emerso il, la sorpresa di essere intercettati e quindi di essere eh, resi partecipi della vita della Chiesa, ma non per essere riportati dentro ma semplicemente per un ascolto che poi può aprire finestre, percorsi e, e, e piste di collaborazione. E poi facendo autocritica è emerso, sì, se da una parte la lontananza di certe realtà, eh, magari vicine all'umano ma senza un desiderio del divino, Dall'altra parte facendo autocritica una difficoltà di apertura eh, e quindi di dialogo verso tutto ciò che magari può essere in apparenza, nella forma diverso. Da questo da cosa dipende? Formazione, cultura, eh, non essere abituati a, al dialogo, è un esercizio? È un esercizio. Il cammino sinodale è innanzitutto un esercizio che non ci aiuta soltanto a focalizzare le problematiche, ma a eh, metabolizzare la natura della Chiesa, che è la sinodalità. Ed infatti, magari mh, brevemente, come per esempio per noi è stato bello concludere un sinodo, ma poi rimettersi in gioco. Certo. Eh, come credo anche per tante altre esperienze e tante altre diocesi, Beh, questo aiuta a capire che il, cuore, il cammino sinodale, riprendo parole del vescovo Andrea, ma che io personalmente ho fatto mie eh, da sempre, eh, non è un impegno in più da svolgere per produrre un documento o per arrivare a delle conclusioni. È il cuore di quello che va fatto e che è sempre stato fatto. Il cammino sinodale concluderà, si concluderà nella sua tempistica, non nel suo spirito non il suo certo. metodo. Grazie, Don Salvatore Scardicchio. Grazie, Suor Annalisa Bini, per questa vostra testimonianza appassionata per chi sta in mezzo alla gente e cerca di appunto portare avanti e creare sempre una comunità più coesa e anche eh, in cammino, come ci piace dire qui quotidianamente. Grazie per essere stati con noi. Noi non grazie. ci vediamo domani sera, l'appuntamento è per lunedì. Domani lasceremo spazio alle celebrazioni, che sono un po' più lunghe, in occasione della giornata eh, della vita eh, consacrata. Noi, e eh, vi ricordo che se avete perso questa puntata, adesso è facile perché abbiamo la nostra app Play 2000. Scaricate, eh, su, scaricatela sui vostri dispositivi, smartphone e tablet. Se ve la siete persi, questa puntata avete la possibilità di rivederla. Grazie per essere stati con noi. Buonasera, alla prossima.